È qui con noi la Tiziana Mele, amministratore delegato di Lumberg Italia. Grazie, vedete che le donne ci sono in realtà, fanno anche l'amministratore delegato. Perché Grazie. insomma ci sono sempre tutti questi convegni che sono tutti uomini, tutti relatori. Allora, siccome adesso sono attaccati, hanno trovato un escamotage, ci fanno fare da moderatore. Così dice, no, ma c'è una donna, faceva da moderatrice. No, no, ci sono le donne, infatti oggi hai visto quante ce ne sono, Tiziana. Grazie veramente per l'invito, è un privilegio essere qui dinanzi a tutti voi, aver ascoltato gli interventi prima che mi hanno entusiasmato e io sono qui a parlare di salute mentale perché di fatto l'azienda che rappresento ha una missione nelle neuroscienze, è una delle poche aziende che verticalmente approfondisce questo tema. E oggi mi porto a casa tante riflessioni che vorrei condividere con voi. Anch'io parto da una storia. In realtà nel 2004, quindi giovane laureata, ho avuto il privilegio di lavorare al Costituendo Enesis, quindi col famoso progetto Mattoni. Facevo la consulente, lavoravo in KPMG. Ed è stata un'esperienza unica per me. Ne ho laureata a lavorare con Sirchia, con Walter Bergamaschi, con Filippo Palumbo, a quelli che erano i mattoncini del nuovo sistema informativo sanitario. Si parlava di fascicolo sanitario elettronico e ora mi trovo 20 anni dopo, dall'altra parte, a guidare un'azienda farmaceutica e ancora sento parlare del fascicolo sanitario elettronico, di quello che potremmo fare, di quello che abbiamo fatto e di quello che non abbiamo fatto. E condivido il fatto che alcune volte noi italiani vediamo il peggio, no, non siamo capaci a vedere il bello dell'Italia, di quanto siamo bravi, quindi un po' di sano orgoglio secondo me ci vorrebbe. E perché vi racconto questo? Perché ieri ero a Roma ad assistere al lancio della strategia italiana sul Brain Health. No brain, one brain, one health. Quindi bellissimo, eravamo alla Camera dei Deputati, ma mi sono chiesta come si fa a fare una strategia italiana sul brain se poi facciamo fatica ad avere i dati. Io faccio strategia nel mio lavoro quotidiano, ma ho la fortuna di gestire un'azienda dove io posso guardare i miei dati, casa madre ovviamente li guarda e io riesco a capire dove voglio andare tra 5 anni e come ci voglio arrivare. Come fa un paese a fare strategia se di fatto i dati o sono inibiti o non li riusciamo ad avere tutti? Come facciamo a capire dove andiamo? Come facciamo a capire l'importanza di quella medicina d'iniziativa su cui io mi occupo di salute del cervello è fondamentale. Come facciamo a non vedere che il Servizio Sanitario Nazionale, parlando di salute mentale, riesce a erogare prestazioni solo al 3% di giovani esordi, quando in realtà dovrebbe essere la priorità? Il 3%? Solo il 3%, questa è un'indagine che abbiamo fatto come azienda farmaceutica per la Società Italiana di Psichiatria. E ci siamo resi conto che solo il 3% degli utenti sono utenti a esordio, utenti giovani. Quella dovrebbe essere la priorità. Cosa ci facciamo con questo 3%? Ben Cosa ci poco. facciamo? Vogliamo arrivarci oppure no? E sinceramente, da azienda farmaceutica, io offro, perché credo fortemente, è andato via ora il direttore Casati, tu sai quanto io credo nella partnership pubblico-privato, siamo tutti attori di un sistema. O meglio, siamo competitors, ma perché siamo concorrenti perché secondo me nell'origine del termine, correre insieme. Siamo concorrenti perché se co corriamo insieme verso un obiettivo comune. Non siamo competitor che dobbiamo lottare. Dobbiamo essere insieme, come diceva anche la professoressa Capua, avere un obiettivo comune e usare tutte quelle che sono le risorse a disposizione. Su quello io credo fortemente. Dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere lungimiranza e questo probabilmente di cui ha Tiziana, bisogno il nostro paese. tutto quello che abbiamo detto questa mattina sui dati sanitari, sui dati della salute mentale è vero 2 volte di più, 3 volte di più, 4 volte di più. Perché se c'è un ambito dove veramente non abbiamo dati,
è veramente quello della salute mentale, quindi dobbiamo fare un salto ancora più grande. Sai che noi nel 2010 questo paese, nell'ambito dell'ENSIS, ha istituito il SISM, Sistema Informativo sulla Salute Mentale. Quindi è parzialmente vero che abbiamo pochi dati, abbiamo un sistema informativo sulla salute mentale. Il tema è quanti pazienti transitano da quel SISM? 800.000, 870.000 sono stati gli accessi, è vero? È vero, è parziale, non voglio dire che è falso, i dati lì ci sono, ma di sicuro non sono completi, quindi c'è un problema di completezza. Tutti parlano di salute mentale, cioè dopo il Covid c'è stata anche quest'altra moda, la salute, finalmente questa sconosciuta, la salute mentale alla ribalta. E anche lì torna un tema che è stato citato tante volte oggi, l'opera della comunicazione. Parlare di salute mentale significa andare a scontrarsi con lo stigma della salute mentale. Nessuno vuole parlare di salute mentale, sto parlando prima del 2020, nessuno vuole trattare i pazienti psichiatrici perché sono difficili, ma la salute mentale è democratica, come dico io, dai più piccoli ai più anziani, prende tutti. E tutti ha un impatto sui caregiver enorme. Non parlare di salute mentale significa essere poco lungimiranti, perché non parlare di salute mentale significa non curarsi del benessere e del funzionamento delle persone. Parliamo di persone, non parliamo di pazienti. E questa è quell'opera di sensibilizzazione che un'azienda farmaceutica come quella che ho il privilegio di guidare fa. E tu sai quanto a me i giovani siano particolarmente cari, perché i giovani sono il nostro futuro. Se non ci occupiamo di loro, non ci stiamo occupando del nostro Vogliamo paese. raccontare il progetto che state facendo Sì, sulle scuole? assolutamente sì, è un piacere, perché a breve sveleremo anche i risultati. Post-Covid ci siamo resi conto che una delle fasce più penalizzate sono stati i ragazzi e gli adolescenti. Con Giffoni abbiamo lanciato nel 2021 un corto che vi invito a vedere, perché è disponibile su RaiPlay. Mi vedete, vedo che qualcuno annuisce, quindi sono contenta di vedere che il corto ha raggiunto, perché poi su una piattaforma come RaiPlay. Mi vedete, racconta la storia di un adolescente e del suo benessere mentale. Questo corto ha avuto un successo straordinario e abbiamo deciso di entrare nelle scuole con il corto per fare un progetto di Value Based Healthcare. Siamo entrati a Carate Brianza, siamo entrati in un liceo della Roma 2, quindi grazie al direttore Casati, a Felice, che hanno abbracciato con entusiasmo questo progetto, e siamo entrati a Lecce. 1.400 persone coinvolte tra giovani, docenti, familiari, perché non possiamo escludere le famiglie. E ora racconteremo che cosa è emerso da questa indagine di Value Based Healthcare, dove abbiamo identificato delle personas e soprattutto dove abbiamo identificato delle azioni concrete. Cioè, quello che abbiamo voluto fare con questo progetto, e apro e chiudo una parentesi. Lundbeck Italia non ha soluzioni terapeutiche per adolescenti, noi non le abbiamo, ma mi risuona così tanto a me questo tema, perché essendo un'azienda delle neuroscienze non è che devo fare solo le cose dove c'è business. Io credo fortemente nella responsabilità sociale di impresa e credo che non affrontare questo tema sarebbe stato un grande errore. L'abbiamo fatto con forza, con coraggio, con quella lungimiranza che accennavamo prima, e quindi state sintonizzati perché a brevissimo vedrete i risultati. Grazie, grazie. Sicuramente la responsabilità sociale è forte anche oggi, e infatti Lundbeck ci ha aiutati a organizzare l'evento di oggi, quindi grazie, grazie anche di questo. Dicevamo, la salute mentale è questa sconosciuta, no? Perché questo numero del 3% mi continua a risuonare nella testa, cioè in un momento in cui dalla pandemia in poi il disagio è aumentato, ma soprattutto è aumentata la domanda di aiuto psicologico, psicoterapico, psichiatrico, diciamolo come vogliamo. Cioè, da un certo punto in poi abbiamo superato il pregiudizio del chiedere aiuto e abbiamo iniziato a chiedere aiuto. Quindi oggi gli adolescenti, più che chiederti il motorino, ti chiedono se lo mandi dallo psicologo, esperienza personale. Cioè, no, vabbè. Però, domanda che cresce, l'offerta non è altrettanto pronta, preparata, disponibile
questo 3% continua a suonarmi nella testa. Di nuovo, è tema di programmazione, cioè se parlo di programmazione delle prestazioni, ma anche programmazione delle professioni sanitarie. L'Italia ha un problema di mancanza di neurologi, ha un problema di mancanza di psichiatri. Chi è che mi eroga le prestazioni? Quindi è ovvio che se non riesco a leggere, se non riesco ad avere i dati, a leggerli in maniera lungimirante questi dati, non riesco nemmeno a programmare. Quindi inevitabilmente mi scontro con un sistema che non riesce ad essere né ad anticipare quelli che potranno essere i trend, né tantomeno a sopperire a quelle che potranno essere le crescenti domande che arriveranno. È una del, io la sono calabrese, quindi ho vissuto, diciamo, ed è il motivo per cui ho fatto economia sanitaria, perché di fatto volevo rivoluzionare il sistema. Vivo fortunatamente in una regione all'avanguardia come la Lombardia, e vi dico che in Lombardia molto spesso gli psichiatri mi dicono: Tiziana, è disarmante la Lombardia. Ricevere chiamate dal pronto soccorso per i tanti giovani che arrivano con esordi e quant'altro, e non avere le possibilità di indirizzare, perché non abbiamo posti letto per adolescenti, perché non abbiamo strutture per accogliere questo disagio, e rimandare alla famiglia la gestione di questi casi è uno strazio. Per un medico è di fatto un fallimento, perché è per il sistema un fallimento, è un fallimento per ciascuno di fatto. Sì, e l'Europa tra le tematiche di salute ha proprio messo la salute mentale, no? Nel famoso discorso la Presidente ha lanciato proprio il tema della salute mentale come sfida da affrontare, come sfida da perseguire, e quindi è importante che nascano dei network su questo a livello europeo per, come diceva l'area Capua, progredire nella conoscenza. Sì, io direi importante che nascano dei network a livello europeo, ma è importante che riusciamo a far leva su quelle straordinarie competenze che questo paese è capace di esprimere. Io sono orgogliosamente italiana, orgogliosamente europea, ma quando mi trovo nei contesti europei devo lottare per far capire quanto siamo bravi e che sistema avanzato abbiamo noi, perché l'Italia viene vista come un paese poco reliable. Riprendendo il tema della strategia italiana sul cervello che è stata lanciata ieri, siamo il quarto paese europeo dopo Svizzera, Finlandia e Norvegia. Ma ce lo vogliamo dire che siamo il quarto paese europeo, prima di Francia, prima di Spagna? Siamo il quarto paese europeo per a lanciare una strategia nazionale sul brain health che comprerà 2024-2031. Ma diciamocelo che siamo bravi, che abbiamo avuto la lungimiranza di guardare il tema del cervello, di vedere l'importanza di questo tema e di voler avere una società italiana che lancia questa iniziativa, ma non lo fa da sola, coinvolgendo tutti, perché è inutile cercare di fare i primi della classe, come diceva un po' la professoressa, no? I ricercatori sgomitano per essere il primo della classe. Non ci serve fare i primi della classe, ci serve, dal mio punto di vista, mettere insieme tutti gli attori del sistema e far sì che il paese sia primo, che il paese sia capace di rispondere alle esigenze dei cittadini che insistono su questo paese. E su questo vi invito a leggere una bellissima fiaba che ieri mi hanno raccontato, e che è la storia di un colibri. La storia, la morale di un colibri è una storia africana, e c'era questo incendio enorme, e il leone dice al colibri: ma cosa vuoi fare tu, piccolo colibri? Ma non vedi che stiamo andando, la foresta sta andando a fuoco, e tu che fai? Tu pensi di portare acqua e di spegnerlo. L'atteggiamento del colibri è stato di stimolo per tutti gli altri, e tutti gli altri animali che hanno visto l'atteggiamento del colibri si sono messi a spegnere l'incendio. L'incendio è stato spento, e il leone ha dovuto dire: caspita, che bell'insegnamento che mi hai dato. Tutti insieme, con coraggio e con collaborazione, siamo riusciti di fatto a spegnere un incendio. Quel piccolo colibri, e torno di nuovo a quel tema dell'economia circolare, della salute circolare, se ciascuno di noi inizia a fare il suo primo passo, a contribuire probabilmente a un paese e a un mondo migliore. Io ci credo fortemente. Abbiamo un sacco di colibri oggi, eh? Grazie.